Cari telespettatori, benvenuti. Oggi vi portiamo nella casa museo di Gilberto Grilli, operatore artistico, è così che lui si definisce, noto biografo del famoso artista Pietro Annigoni, genio del figurativo del Novecento. Tantissime le opere che ha Gilberto Grilli, più di 3.800, e anche molte curiosità. Per esempio, uno dei 34 Pinocchi del film di Comencini, un pezzo di storia del cinema veramente unico e straordinario, e una collezione di matriosche che raccontano la storia di una principessa. Venite con noi. Siamo nella casa museo di Gilberto Grilli. Innanzitutto grazie per averci accolto nella sua casa meravigliosa. Ci racconti chi è Gilberto Grilli? Gilberto Grilli nasce a Mercatello sul Metauro nel 57, si diploma a Urbino all'Istituto d'Arte e poi segue la bottega e l'iter storico-artistico del più grande pittore figurativo del Novecento, Pietro Annigoni. E ho dedicato la mia vita a riportare in auge la pittura di questo grande genio. Ecco chi è Gilberto. In poche parole. E raccontiamo che comunque lei ha avuto tutte queste opere perché lei possiede più di 3.800 opere che le sono state tutte donate. Sì, io da giovane andavo negli studi di quasi tutti gli artisti italiani del figurativo, Tommasi Ferroni, tutti quanti, e poi curavo le mostre o i libri e loro mi ricompensavano dandomi le opere, non il denaro. Poi mio padre ha raccolto anche lui tante opere, tipo di Walter Piacesi, il nostro pittore locale, che però è nazionale, e quando è morto ho avuto in eredità anche questo gruppo di opere che ho incluso nella mia collezione, sicché è diventata ancora più ricca e sono arrivato a possedere queste opere che però vorrei che avessero un seguito anche dopo la mia dipartita. Per lasciare un segno. Per lasciare un segno della mia scelta estetica che ho messo in cantiere durante tutta la mia vita. Quindi opere che le sono state lasciate in eredità, opere che le sono state regalate, comunque la vita non è stata sempre facile. No, assolutamente no. Io mi ricordo che andavo a scuola a Urbino, vengo da una famiglia molto povera, ma non mi hanno mai fatto mancare nulla e i soldi della colazione li spendevo, non mangiavo e compravo i maestri del colore. Ecco, da lì ho capito che io volevo fare qualcosa di speciale. Perché l'arte dentro. L'arte dentro ti chiama, non c'è niente da fare. Nel Cinquecento la scuola veniva chiamata la bottega. Lei ha frequentato la bottega di Pietro Annigoni e ora è il suo biografo ufficiale nel mondo. Ci racconti questa esperienza? Sì, l'esperienza comincia nel 82. Ho cominciato a frequentare Annigoni chiedendo di poterlo conoscere e di fargli vedere anche i miei disegni, perché in quel momento frequentavo l'Istituto d'Arte e quindi disegnavo, e lui mi disse che se volevo fare il pittore figurativo dovevo lavorare tanto, e però c'avevo una mano abbastanza buona. Però quando ho visto le opere sue, mi ha fatto vedere dei disegni giovanili, io ho rinunciato a fare il pittore e mi sono messo a studiare la sua arte per diventare il suo biografo, il suo portavoce, che poi mi ha portato a fare 54 mostre, 32 libri su Annigoni. E quanti artisti ha conosciuto? Una cinquantina, dei più bravi d'Italia nel figurativo. Tra l'altro c'è da dire una cosa, un aneddoto interessantissimo che ci tengo a raccontare ai nostri telespettatori. A breve uscirà il suo libro, la sua biografia, giusto? Ah sì, a Natale uscirà una mia autobiografia dove racconto tutte le cose che mi riguardano. E l'aneddoto per cui mi sono collegata a questo è perché nella copertina c'è un famoso quadro di Ferdinando Quintavalla, che mi ritrae insieme a Pietro Annigoni come divulgatore della bellezza dell'arte, io seduto e lui che mi tiene una mano sulla spalla, e calpesta un quadro di Picasso, non perché criticava Picasso come artista, ma perché era contrario a che i dipinti e le opere d'arte arrivassero a costare 200 milioni, che è il corrispettivo di oggi, 200 milioni di euro. Lui diceva che era una roba, quella volta le lire, era troppo.
Una cosa interessantissima, come tantissime cose che vediamo qui, come la maggior parte delle cose che vediamo qui. Che cos'è l'arte per lei? L'arte è qualcosa di speciale che dovrebbe allontanarci quando le realtà sono troppo pesanti e non riusciamo a gestirle. Allora la bellezza che è nell'arte dovrebbe riuscire a pacificare il nostro stato d'animo per accettare meglio anche i problemi della vita. L'arte ti arricchisce di questo, perché in poche parole un quadro è un pezzo di vita di una persona, del pittore che l'ha eseguito. Quindi in casa tu hai un'energia viva, perché la vita non è lunga, e tu hai 2 mesi di vita di un pittore che ha messo quel tempo per fare quel dipinto. Quindi è un privilegio, è un onore, è un'energia che tu hai in casa di quella persona. La differenza con l'arte di oggi, molto computerizzata? L'arte di oggi si propone lo scopo di distruggere l'arte in cui credo io, però è molto difficile, perché dal punto di vista del pubblico il figurativo ancora meraviglia tante persone e dicono: come, ancora c'è gente così brava? Sì, però i mercanti e i critici la tengono nascosta, quindi io sto facendo questa battaglia da 40 anni. Perché? Come vede l'arte di oggi? Cioè, secondo lei, i ragazzi di oggi, come la vedono l'arte? Cioè, si dedicano comunque ancora all'arte del passato, allo studio del passato, oppure sono più proiettati sull'arte del presente, tutta tecnologica? Tutta tecnologica. L'intelligenza artificiale è un esempio devastante, utile per certe cose, perché tanto è progresso anche quello, ma non dovrebbe essere applicata all'arte, perché si perde la manualità. Anche, diciamo, ci vorrebbe una via di mezzo, una no? Una via di mezzo, cosa che il genere umano trova molto difficilmente, sempre. Tra i tantissimi aneddoti che stiamo ascoltando da Gilberto, che sono veramente tantissimi, dovremmo stare qui ore e ore, ce n'è uno particolarissimo. Annigoni fece uno schizzo a china direttamente su un menù. Sì, se noi togliessimo la cornice e il passepartout, vedremmo dietro cosa si mangiava quella sera. Dove eravate? Nel 54, al Pleasantry Club di Londra, un ristorante molto importante. E lui era molto agitato, perché non sapeva come risolvere la posa della regina. Aveva avuto l'incarico da 3 giorni dalla regina e anche da una confederazione che gliel'ha ordinato, perché la regina non può ordinarsi un ritratto, ma lo deve fare qualcun altro al suo posto, e quindi lui dopo diventa ufficiale tutto quanto, il lavoro, il ritratto e tutto quanto è una legge là loro, dei regnanti. E praticamente era talmente agitato che ha voluto visualizzare subito qualcosa come idea che lo tranquillizzasse, che gli facesse capire che era sulla buona strada già subito dopo 3 giorni, e ha fatto questo schizzo bellissimo a china color seppia, con un pennino che si portava sempre dietro e una boccettina di inchiostro, e sul menù del ristorante, ed è arrivato fino a noi. Quando ha ricevuto la lettera che chiedevano il ritratto della regina Elisabetta, lui pensava che fosse uno scherzo e l'ha buttata nel cestino. Siccome nello studio c'era un allievo inglese, gli ha detto: maestro, cosa ha buttato? Ah, una lettera, uno scherzo, dicono che devo fare il ritratto alla regina, sono burloni, sai, toscani. Gli ha detto l'allievo: no maestro, mi faccia vedere. E hanno scoperto che era la richiesta ufficiale per fare il ritratto della regina. E quindi Pietro Annigoni si mangiò le dita dicendo: Madonna mia, ho rischiato di perdere la commissione della mia vita. Infatti, per il bene e per il male, è famoso popolarmente per il ritratto della regina. Il pittore delle regine è stato chiamato per tutto il dal 54 fino a quando è morto e anche ora. Mentre invece ha dipinto 18.000 opere. E mi stava raccontando che tra l'altro la regina ha concesso quante pose ad Annigoni? Allora, ha concesso più pose che abbia mai concesso in vita sua, 24. Però dopo sono diventate 22 perché l'ha finito prima. Però 24 gliene aveva date, perché lei aveva visto un ritratto di una lady inglese, la regina, a una mostra, e disse: io un giorno vorrò un ritratto da questo pittore. E allora, piacendogli molto,
ha lasciato 24 pose. E ricordiamo che il dipinto è questo, che oggi è a Buckingham Palace. Sì, che non si discosta affatto dallo schizzo preparatorio, ed è molto divertente che sia arrivato fino qui questo foglietto. Il suo curriculum artistico. Guardi, il mio curriculum artistico, stranamente e aneddoticamente, dipende tutto da questa immagine. Lucio Dalla. Sì, Lucio Dalla, che aveva casa Urbino e ha chiesto a un'amica che avevamo in comune chi c'era che dipingesse in quella zona, e lei me l'ha portato a casa. A Mercatello sul Metauro, io dipingevo nel garage perché non avevo uno studio, ripeto, non avevamo una casa di lusso, e quindi dipingevo nel garage, è venuto a Mercatello, e in poche parole, da quel giorno io sono diventato un mito per Mercatello e per tutto il circondario. Cosicché da quel momento ho fatto ritratto a Lucio Dalla, a Pavarotti, a Pozzetto, a Ornella Muti, e questo mi ha procurato una pubblicità incredibile. Ho cominciato ad avere più fiducia in me stesso e quindi a organizzare anche qualche mostra delle mie cose. Ero ancora giovanissimo, mi ricordo che il primo disegno l'ho venduto 300 lire e poi piano piano mi sono un pochino fatto coraggio, e prima di andare da Annigoni già io avevo venduto qualcosina per tirare avanti, perché con l'arte non si diventa ricchi oggi, a meno che già non vieni da una famiglia ricca. E poi dopo, quando Annigoni ha scritto nel suo testamento che sarebbe stato contento se mi fossi occupato delle sue mostre, dei suoi libri, io sono stato assunto dai figli a Firenze nel 94, e da lì ho cominciato a fare le mostre di Pietro Annigoni. 54 mostre finora e 31 libri dedicati tutti a Pietro Annigoni e alla sua scuola, perché aveva 4 allievi storici. Ecco, questo è un pochino il mio curriculum, perché per me Annigoni è ossigeno. E poi però ho fatto anche mostre per altri autori, per Quintavalla, per Sacchi, tantissimi. E qui che foto abbiamo? Qui abbiamo la foto di Lucio Dalla, l'avete vista? Sgarbi! Poi abbiamo Sgarbi, che presenta un catalogo molto voluminoso che io ho fatto per i 100 anni della nascita di Annigoni, con una mostra a Recanati e a Senigallia, e lui presenta questo libro in un'occasione a Firenze quando avevamo inaugurato Piazza Pietro Annigoni. E qui sono col maestro nell'83, che lui è morto nell'88, ero ancora molto giovane e quindi un po' intimidito da questo genio Del figurativo. E poi qui siamo a Firenze, a Palazzo Vecchio, perché le Poste Italiane dedicarono un francobollo a Pietro Annigoni. E qui io sono con Paolucci, che è stato il direttore dei Musei Vaticani, adesso purtroppo è morto recentemente, ma un grande esperto d'arte e un grande amante di Annigoni, dell'arte di Annigoni. E quindi, ma queste sono solo alcune delle mie cose che fanno il mio bagaglio, certo. Il mio percorso. Abbiamo parlato di tantissimi artisti per i quali lei ha lavorato, ma noi vogliamo vedere che cosa dipinge lei. Ci faccia vedere questo meraviglioso cane che lei ha ritratto con l'inchiostro, con la china? China, sì, con pennarello. E, io non dipingo più dal 2004, però cose che mi riguardano nell'intimo e nell'amore che provo per gli animali, eseguo ritratti dei miei gatti, dei miei cani, eccetera. E questo era Osen, un Alaskan Malamute che avevo, che è vissuto 12 anni, è morto nel 2011, e l'unico modo che avevo per celebrare e far diventare immortale anche lui, perché l'arte nel ritratto rende immortale chi viene ritrattato, era disegnarlo. E allora un giorno mi sono messo giù con una piccola foto che avevo di ricordo e ho fatto questa testina con tanto amore. Meravigliosa. Tutto l'amore che vorrei dare a tutti gli animali del mondo.
Volevo anche sottolineare che è tornata molto di moda la pittura naturalistica, che riparte dall'America 20 anni fa, però da noi arriva un po' più tardi. In Europa c'è già e in Italia sta arrivando adesso, nel senso che ci sono pittori che si specializzano per amore, dipingono solo animali e paesaggi. Questo è un nostro italiano, che purtroppo è deceduto 2 anni fa a 80 anni, che dipingeva questi paesaggi naturalistici ma meravigliosi, incontaminati, bellissimi, dove l'uomo ancora non ha messo becco, non ha messo piede. Ecco, io c'è proprio quello che dicevi prima, il tornare alla natura. Tornare alla natura anche nell'arte, perché l'arte dovrebbe insegnare di nuovo il rapporto fra l'uomo e la natura. È un mezzo molto diretto la pittura, perché piace a tanta gente. Questi paesaggi sono straordinari, sono straordinari, ve li faccio vedere veloci, danno proprio l'idea di essere lì, in quel posto. Sì. Dopo ci sono anche i paesaggi con qualche tempesta, pioggia, stati d'animo, che variano, però sono sempre, l'arte riesce a rendere bello anche ciò che è drammatico. Assolutamente sì. Vedi, e questo lo stesso è un'isola che c'è, non l'isola che non c'è. Spero che molta gente apprezzi questo genere di pittura e che abbia sempre più successo in Italia, perché in America veramente sono eccezionali i pittori, dipingono gli animali e la natura e ha un grande successo di pubblico. Questo volevo dire come novità che sta entrando in Italia in questo momento. Speriamo che abbia successo anche qui. Ah, io guarda, ci spero tanto, veramente. Volevo mostrare qualcosa di molto intimo che riguarda la famiglia Annigoni e dopo me, perché l'ho ricevuto in dono dal figlio di Annigoni, Benedetto. E lui stesso, ritratto dal padre all'età di 8 anni, aveva una maglietta sulla schiena e il padre gli disse: Benedetto, non la togliere. E l'artista, il genio, con la china e un pennino, ha fatto questo miracolo. Sia espressivo che tecnico, e l'ha trasformata la maglietta in un copricapo egiziano. Quindi questo è un capolavoro al quale io tengo tantissimo e volevo mostrarlo. Qui vedo una colomba che abbraccia il mondo, un simbolo di pace, figurativo, un quadro, sì, figurativo. Questa l'ho voluta far vedere prima di tutto per dimostrare che io sono molto appassionato al figurativo stretto, però non sempre. Io adoro anche i pittori moderni che vengono da uno studio classico, che però poi fanno quello che vogliono interpretandolo, però c'è una base. Non ci si può inventare astratti senza passare per la forma, non puoi distruggere una forma se prima non sai costruirla. E questo è un esempio di un pittore molto moderno che però sa costruire la forma, Alberto Lanteri. È vivo a 70 anni. Ecco, questo oltretutto approfitto per far vedere veramente questa magia di questa colomba che abbraccia il mondo, il pianeta, che è così piccolo in confronto all'universo, e noi siamo ancora più piccoli, ma qualcosa spesse volte ci fa credere di essere troppo grandi e allora di avere tutto sotto controllo. Non è così. E allora io volevo far vedere quest'opera proprio per sensibilizzare le persone ad amare più sia gli animali che la casa che ci ospita. Bravo. Perché è una sola la casa che ci ospita, non ce n'è un'altra. È inutile che guardano Marte e altri pianeti. La Terra per ora è l'unica casa. E con questo messaggio di pace per il mondo e per tutte le creature che lo abitano, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV e ringraziamo Gilberto Grilli per averci ospitato nella sua casa museo. Io ringrazio Fano TV che fa una divulgazione veramente intelligente, interessante, e quindi sono molto felice che sia Fano questa cosa. Grazie a lei.